Martedì 11 agosto, buongiorno da Liberato Ferrara, dalla redazione di Per Sempre Napoli. Allora, ieri c'è stato il gran mega summit a Capri con De Laurentiis e Gattuso, ma anche con Giuntoli, il vicepresidente Edoardo De Laurentiis e Chiavelli. Si è parlato di mercato, non si è parlato di contratto. Gattuso non ha bisogno di un nuovo contratto, è legato al Napoli fino al 30 giugno del 2021, però insomma. Le voci che sono circolate sono abbastanza eloquenti. Il tecnico azzurro ha preferito non legarsi alla cieca. De Laurentiis voleva un impegno pluriennale con la solita clausola che sostanzialmente impedisce al tecnico di dimettersi. Capitò con Mazzarri, capitò con Benitez. C'è stata una clausola del genere anche con Sarri che in effetti poi ha dovuto pagarla. Gattuso non la vuole. Perché? Ufficialmente perché lui dice di voler essere libero di decidere a fine anno se restare o meno, se dimettersi o meno. E poiché non abbiamo prove in contrario, dobbiamo ritenere questa la risposta valida. Certo, il dubbio che dopo essersi sentito con Ancelotti e aver studiato un po' la storia recente del Napoli abbia voluto mettere le mani avanti, ci sta, perché De Laurentiis, lo sappiamo, è uno che è molto generoso con i suoi allenatori il primo anno, poi dopo sul mercato lascia molto a desiderare. E Gattuso, a differenza dei suoi predecessori, non vuole bruciare, è giovane, ha un grande nome, non vuole bruciarsi la carriera e quindi vuole essere libero eventualmente di lasciare Napoli senza impedimenti di sorta, se non dovesse convincerlo il progetto del presidente, proprio quello che il presidente non vuole, perché De Laurentiis, lo disse chiaramente a qualche amico quando ci furono le prime frizioni con Benitez, disse: non posso permettergli all'allenatore di andare via, se no la gente capirebbe che non siamo d'accordo sul mercato. Sono valutazioni sia quelle del tecnico che quelle del presidente che sono legittime, giuste, ognuno tira acqua al suo mulino. Io francamente non ci trovo nulla di strano, è chiaro che però insomma in questo modo il messaggio criptato che traspare è che non ci sia grande fiducia, non tanto del presidente nei confronti dell'allenatore, però De Laurentiis, a dire il vero, è sempre stato conservativo con gli allenatori. Ne ha mandati via pochissimi nel corso della carriera. Reja, Donadoni e quest'anno Ancelotti, proprio quando si è trovato in condizioni disperate. Ma poi lui è per i lunghi progetti, però insomma, gli allenatori hanno imparato il modus agendi del presidente e probabilmente non si fidano troppo. Ma questa è una mia illazione, prendetela come volete. Gattuso ha ufficialmente dichiarato che lui intende non legarsi in modo blindato con nessuna società, volendo avere libertà di scelta a fine anno. Quindi dobbiamo prendere ufficialmente per buona la versione di Gattuso. Vediamo un po', le pagine interne del Corriere dello Sport. La prima pagina parlava di scogli, quali sono questi scogli? Gattuso, occhio alle clausole. E qui torniamo al discorso che ho fatto prima. Pare, nessuno di noi era presente, io di no, no di sicuro, credo anche nessun altro giornalista, quindi è quello che è stato riferito, che l'ostacolo principale al rinnovo pluriennale di Gattuso sia nella alta clausola che De Laurentiis fissa in caso di dimissioni. E poi la voglio considerare, cioè, pare pure una cosa abbastanza normale, perché se io mi impegno a pagarti per 3 anni, e se ti esonero, poi devo continuare a pagarti. È chiaro che voglio avere la garanzia che tu non te ne vai perché attratto da un'altra situazione o quello che sia. C'è un contratto, è normale. Comunque, vediamo. Comunque, il problema pare che non sia economico, ma sia sulle clausole, proprio sul fatto di dover pagare, è stata fissata. Si dice, io non ho letto il contratto, non ho sentito la proposta. È stata proposta appunto una clausola di 7 milioni da pagare a Gattuso in caso di dimissioni. E poi sotto una notizia di mercato, Coulam, una cessione non semplice, sembra ripetersi quanto fatto con Zuniga,
con giocatori che immediatamente, nel caso di Gullame è ancora differente. Zuniga si operò subito dopo il rinnovo del contratto, Gullame ha rinnovato il contratto mentre era ancora infortunato. Prezzi altissimi, a questo punto è anche difficile da piazzare. C'è un'offerta dall'Inghilterra, faccio fatica a pensare che qualche società possa offrire qualcosa di soldi al Napoli per un giocatore che da 3 anni non gioca e soprattutto che possa garantire a Gullame un contratto da 3 milioni e mezzo. E poi le cessioni, Koulibaly e Haaland vanno all'asta accoppiata a 130 milioni. E qui la voglio dire, molti mi accusano di essere fissato con Ancelotti. Però, quando Sarri è andato via da Napoli, la quotazione di Koulibaly era intorno ai 120 milioni, quella di Haaland intorno ai 60-70, diciamo poco meno di 200 milioni. Adesso la valuto una coppiata da 130 milioni nei sogni del Napoli, perché per Haaland è arrivata un'offerta da 25 milioni, si potrà arrivare a 30, non di più. Per Koulibaly l'offerta al momento è intorno ai 60 milioni, 130 milioni sono quello che chiede il Napoli, ma faccio fatica a pensare come possa avere 90 milioni da Koulibaly e 40 da Haaland. I danni di Ancelotti sono stati tecnici ma anche economici devastanti. È sotto il secondo giorno che il Corriere dello Sport torna su questo problema, è un mio vecchio pallino, quindi non voglio primogeniture, non so neanche se sono stato il primo a porre questo problema. La questione Meretto Spina. E questo è un errore gravissimo fatto da Gattuso. Il Napoli ha comprato un portiere straordinario, a detta di tutti, da un punto di vista tecnico, il miglior portiere italiano della nuova generazione. E nella nuova generazione di portieri italiani ci sta Donnarumma, ci sta Meret, ci sta Collini, ci sta Cragno. È una grande generazione di portieri. Meret è probabilmente il migliore. Come tutti i portieri, all'inizio della carriera fa degli errori, ma non ne ha fatti neanche tantissimi. Se il Napoli ha giocato contro il Barcellona un ottavo di finale di Champions, lo deve esclusivamente a un rendimento straordinario del ragazzo nel girone di qualificazione di Champions. Gattuso è arrivato e con la follia di voler giocare con i piedi anche nell'area di rigore, ha preferito Ospina. Ospina è. Non è un patrimonio del Napoli, nel senso che non ha un grande valore di mercato e questo già conta. Meret è stato pagato 25 milioni, tra i pali è decisamente inferiore. Poi l'unico gol, l'unico grave errore fatto con i piedi quest'anno è stato fatto da Ospina e non da Meret. Che si vada avanti ancora con questo dubbio è secondo me una cosa allucinante. Carallo, l'ex preparatore dei portieri del Napoli, ha fatto una disamina spietata additando a Ospina colpi sui gol anche a Barcellona. Io non arrivo a tanto, peraltro non sono qualificato per poter fare una cosa del genere. La cosa che mi preoccupa, mi irrita, leggendo i social ne ho la percezione, è che non è che è stata tolta fiducia a Meret, che probabilmente è un freddo e lo ha dimostrato in Coppa Italia, assolutamente determinante, è stato il giocatore che ha portato a Napoli la Coppa Italia, facendo due interventi importantissimi all'inizio su Cristiano Ronaldo e poi parando il rigore di Dybala che ha spianato la strada a Napoli. Leggendo i commenti sui social, non c'è più fiducia dei tifosi su Meret ed è una cosa allucinante. Questa è una cosa, un errore gravissimo commesso da Gattuso, enorme, come ha sbagliato secondo me, ma questo è relativo, che poi mentre sull'errore commesso su Ospina credo che sia un dato che io vedo oggettivo. Sulla partita di Barcellona, ognuno la vede a modo suo, lui l'allenatore del Napoli ha il diritto di fare le scelte, secondo me è stata sbagliata la formazione, è stato sbagliato l'atteggiamento. Io sono grato a Gattuso per quello che ha fatto, che ha salvato il Napoli che poteva retrocedere, ha portato a Napoli una Coppa Italia, ho qualche perplessità però sul futuro, perché mi sembra un allenatore abbastanza, come dire, con dei pregiudizi su alcune situazioni, il che non mi piace. Il mio allenatore ideale non è neanche Sarri, tra quelli che ha avuto il Napoli è stato Lippi, che cambiava ogni partita. Gattuso ha delle fisime che secondo me possono essere gravi. Poi è probabilmente molto, come allenatore molto più bravo di quello che si pensi. Abbiamo questa situazione paradossale in cui per convenzione Pirlo, che non ha mai allenato, è un grande allenatore. Per convenzione, Gattuso, per ricordo di quello che era da calciatore, è un generoso, è un grande lavoratore, ma non è un grande.
stratega, non lo so. Come allenatore sin qui non ha fatto cose mirabili, ma ha fatto benino. Pirlo non ha fatto assolutamente niente, però a leggere i giornali ieri Pirlo è il top, il nuovo Guardiola. Andiamo avanti. Ovviamente tutti i giornali hanno parlato dell'incontro di Gattuso e De Laurentiis, ponendo tutti quanti l'accento sulla stessa cosa: non c'è l'intesa sulle penali. E qui poi l'interpretazione, e questo pare sia un dato oggettivo, non so come, sicuramente i colleghi che l'hanno scritto, ma che ne hanno parlato sin da ieri, ma ne hanno già anticipato, hanno le loro fonti, io ho le mie fonti, però non le ritengo superiori né inferiori a quelle degli altri, sono sempre fonti indirette. E comunque, il problema è sulle penali, poi dopo è una libera interpretazione, c'è chi dice che Gattuso è così vuole libertà. C'è chi più cattivo dice che Gattuso, guardando i suoi predecessori, i problemi avuti con De Laurentiis, non si fida di De Laurentiis. E poi le cessioni porteranno un tesoretto da 150 milioni di euro. Napoli quest'anno ha cessioni importanti da fare, le deve fare, perché andavano fatte in passato, già quando finisce un ciclo bisogna rinnovare. Io dico, bisogna rinnovare anche, come dire, il DNA della squadra. Perché è giusto cambiarlo. La forza di Benitez, l'ho scritto ieri, quando è arrivato a Napoli, è stato quello di aver cambiato proprio completamente il DNA della squadra, mi ripeto, da una squadra femmina catenacciara che era con Mazzarri, ne ha fatto una squadra di grandi palleggiatori che impostava il gioco. E Sarri si è avvalso molto di questo, non solo dei giocatori, ma anche della nuova mentalità portata da Benitez. Adesso però basta, adesso per dare un taglio che è necessario col passato, altrimenti si cercherà sempre di ripetere determinati schemi, bisognerà cambiare radicalmente il sistema di gioco. Io vorrei un Napoli muscolare, mi sono innamorato calcisticamente di Lukaku e sono sempre stato molto preso dai giocatori molto forti fisicamente che con la forza ti spostano gli equilibri. Napoli non ha mai giocato in questo modo, potrebbe provare. La preoccupazione su Gattuso è che non so se lui è in grado ha le conoscenze per fare questo tipo di operazioni, portare a Napoli giocatori importanti. Però il Napoli ha tanti soldi da spendere perché alcuni giocatori, Koulibaly, Allan, Milik, poi ce ne sono anche altri di valore inferiore. Io venderei anche Zielinski, però non faccio testa da questo punto di vista perché Zielinski mi convince. Zielinski è virtualmente un giocatore fenomenale, per convenzione è un grande talento, però ha 26 anni, è a Napoli da 4 anni e non ricordo una serie di partite importanti. Lui ha giocato bene, ha fatto grandi giocate, ma se andiamo a analizzare il rendimento nel corso di un anno, non è stato mai pari al valore che si immagina del giocatore. C'è la questione Fabian Ruiz, secondo me, da valutare, perché Fabian Ruiz vuole andare via, ha offerte importanti dalla Spagna e soprattutto Fabian Ruiz in Italia non può giocare a centrocampo. Al momento almeno, perché o quantomeno deve giocare in un centrocampo in cui ci sono due o tre persone che corrono per lui e lui deve giocare 20 metri più avanti, non può giocare davanti alla difesa perché ha questa fisima che tenta sempre la giocata, gli riesce quasi sempre, è un fenomeno. Però quando la fa davanti all'area di rigore, se gli riesce la giocata, poi ci sono 80 metri per arrivare alla porta avversaria. Quella volta su 10 che non gli riesce è gol, perché siamo già in area di rigore del Napoli. Fabian Ruiz, io monetizzerei quella che è stata una grande intuizione di Ancelotti, perché se abbiamo prima detto degli errori di Ancelotti, dobbiamo anche dire che questa è stata una grande intuizione. Andiamo avanti, tutto sport, pronto un triennale per Gattuso, però ieri non l'ha firmato, quindi qualche problema ci sarà. Il Roma Gattuso Napoli avanti insieme senza rinnovo, l'abbiamo detto, perché non c'è il rinnovo? Allan, Koulibaly, il tesoro di De Laurentiis, sono tutti giocatori tutti i giornali hanno gli stessi argomenti, le cessioni importanti, Allan e Koulibaly sono i nomi più in voga. E poi il mancato rinnovo perché l'accordo non c'è.
Poi sotto ci sono altri due giocatori del Napoli potenzialmente sul mercato, sono Llorente e Petagna. Io credo che Llorente sicuramente in uscita. Petagna a me piace molto, quindi quando il Napoli prese Petagna fui felicissimo. Mi dispiacerebbe che si facesse toccata e fuga, perché Petagna è quel giocatore forte fisicamente che fa salire la squadra. Certo, dobbiamo andarlo a vedere in una grande squadra, ma fino a quando non lo vediamo non lo possiamo dire. Io Petagna lo terrei a tutti i costi. Comunque sono altri due giocatori, si è fatto avanti il Genoa. E poi un'intervista a Zoff: Napoli, la tua stagione è positiva. Per amor di Dio, quando parla un mito del calcio italiano, l'idolo della mia gioventù, non posso che essere d'accordo con lui. Stagione, bilancio positivo, perché il Napoli ha vinto la Coppa Italia. Quando il Napoli vince qualcosa è sempre una stagione straordinaria. Per il resto non possiamo tacere di un campionato disastroso con Ancelotti, e che poi giocoforza si è chiuso male con Gattuso, ma mancavano a quel punto completamente gli stimoli e ci sta tutto. Chiudiamo con Repubblica, anche qui la notizia incontro De Laurentiis e Gattuso, ma non il nuovo contratto. Con questo abbiamo concluso, l'appuntamento è per domani.